Sei tu quello bello, non io. Non mi stanco mai di guardare la tua foto. Io spero che molto presto potrò conoscerti finalmente di persona. Ma risponde. Continuo. Continuo. Lupetto, vorrei toccarti. Le mani per vedere se sei reale. Ma se non vuoi conoscermi di persona, io lo accetterò. Però allora sarà meglio finirla qui. No, 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 no. Ah, allora, quando potremo conoscerci? Adesso sono a Buenos Aires. Se mi dai una settimana, si può fare. Sei un bugiardo. O un fifone. Ah, non è un dramma. Ti aspetterò perché mi fido di te. Sono un idiota. Sono un idiota. No, non mi fai male. Puoi fidarti di me. Aia, mi scusi signorina Delfina, le ho fatto scoppiare il silicone. Aia, questo fa male. E questa? No, non devo essere cattiva. In fondo è un favore che sto facendo a Titina, che ha bisogno di soldi. Quindi farò un vestito che sarà divino. Ma la verità è che ci sto malissimo. Ciao. Tutto bene? Sì, sto lavorando. E così, la tua specialità è cucire? No, beh, non proprio. In realtà lo faccio solamente per i soldi, ma il mio vero lavoro invece è cantare e ballare. Questo è quello che mi piace. Certo. È quello che facevi quando sono arrivato? Sì, ma ti posso chiedere un favore? Non lo dire a nessuno. Ma aspetta un momento, fammi capire una cosa. Tu eri con i più piccoli, no? Sì. Quindi quando dici a nessuno, intendi Federico. Ti prego, non glielo dire, non Tranquilla, glielo dire. Non gli dirò niente, promesso. Ti ringrazio. Quanto ti fermi? 3 giorni. 3 giorni? Sì, perché devo tornare al Challenger. Dove si trova? In che paese? No, è un torneo di tennis. Ah, infatti non mi sembrava un paese, no? No. Mi dispiace che te ne vai così presto. Ma perché lo dici? Per Nicolas, gli dispiacerà molto, tu gli mancherai. Sai che cosa ho letto? Che i gemelli hanno un legame così forte come un... Ecco, come quando uno piange e sì, l'altro sì, pure, certo, uno si è fa vero, male e l'altro... Sì, c'è un legame molto forte. Sì, vero. Anche se poi noi non ci somigliamo molto. Ma non essere scortese, lo dici per il naso? No, non no, si dicono andiamo, queste ti cose, sbagli. Non vi somigliate, io mi riferisco ma... a tutto, non solo all'aspetto fisico. Nicolas è molto intelligente. Sì. Già, e canta bene, e balla molto bene. Ah, hai visto come balla bene? Sei stata a ballare con lui? No, no, ma me lo sono immaginato dalla faccia. Sai, alcuni hanno la faccia di quelli che sanno ballare. Ah, sì, certo, capisco. Mentre io invece sono un tronco quando ballo. Io, l'unica cosa che so fare bene è giocare a tennis. Andiamo, perché nient'altro? Non è da poco, è un'attività importante. E poi non ti trattano come spazzatura, almeno. Attenta, Flora. Non lasciare che Franco ti distragga. No, stavamo chiacchierando, facevamo conoscenza. Cerco di aggiornarmi, insomma. Tutti voi avete avuto il vantaggio di conoscerla da quanto? Da un bel po' di tempo, no? Mm-hmm, sì. E Franco, posso parlarti un momento? Sì. Ma adesso? Sì, adesso. Devo parlarti. No, me lo devo proprio togliere dalla testa. Il mio principe è di un'altra. Flor, sapessi... Cosa, avete rotto il fidanzamento? Ah, che divertente, sei davvero spiritosa. No, vorrei scegliere il modello definitivo del mio vestito e penso che tu possa aiutarmi. No, Franco, non voglio sembrarti protettivo. Ciò che voglio dire è che sei stato troppo tempo lontano da questa casa e... E mi sono forse perso qualcosa? No, niente affatto... Insomma, Flora è una brava ragazza e i ragazzi le vogliono molto bene. Ti chiedo solo una cosa, per favore. Con lei non cercare di... andiamo, hai capito quello che voglio dire? Sei tu che non hai capito, Federico. A me Florencia mi fa impazzire. Davvero, guarda che parlo sul serio. Ma dai, non dire idiozie, Franco. Sei appena arrivato. Ti prego, cerca di non complicarmi le cose. E poi lei è fidanzata, te l'ho già detto, con uno che conosce da anni, da quando era piccola. Sul serio è fidanzata? Sì, me l'ha detto lei stessa. Per favore, Franco, promettimi che non cercherai di sedurla. Va bene, te lo prometto. Bene. Bene. Per i poteri che mi sono stati conferiti, stendo una cappa protettiva su questa casa. Om. Om.
Mamma. Mamma. Oh, che c'è? Che stai facendo? Io sto facendo un po' di ginnastica, flessione, un po' di movimento per le braccia, perché mi si è afflosciata un po' questa parte. Ma che ti succede, amor mio? Hai una faccia? E me lo chiedi anche, mamma, perché quella bugia? Perché devo andare in giro a raccontare che sono il fidanzato di Flor? Beh, che male ti fa? Che cosa te ne importa? Scusa. No, vuoi un po' di latte? Non voglio niente, non fare niente. Burro? Voglio solo che tu mi dica perché lo stai dicendo a tutti quanti. Come sarebbe a tutti quanti? È così. A tutti quanti no, io l'ho detto solo alla figlia di Mala. Ma sai bene quanto corre veloce una bugia. È così, alla fine tutti pensano che sia la verità. Vabbè, va bene, ma poi a te che cambia? Ti importa molto che ci credano? Ecco, vuoi proprio saperlo perché mi importa? Perché se mi dovesse capitare di avere voglia di fare due chiacchiere con una ragazza, insomma di mettermi con una ragazza, beh, va a finire che io divento un mascalzone e Flora una cornuta. Oh, amore mio. Cosa, mio piccolo tesoro, innamorato. Cosa? No, che cosa? Io innamorato? No, io non sono innamorato per la miseria. Ma dai, non ti arrabbiare, è una cosa bella, è bello essere innamorati. No, che ti dà fastidio di quello che ti sto dicendo? Vuoi saperlo? Lasciami. Sai cosa che mi dà fastidio, mamma? Che non sopporto più di fare delle cose che a me non stanno bene e che le devo fare perché tu mi dici di farlo. Basta, basta, non sono più un bambino che puoi far muovere come un burattino. Ma bambino mio, ancora, non fare non sono così, più un bambino, basta, la verità è che non riesco più a capirti, è come se fossi impazzita e ragioni come una vecchia. A volte sembri esattamente come Malala, basta, smettila. Vecchia, uguale a Malala. Questo è da principessa, guardalo, è un incanto. È favoloso, è un sogno, mi piace da morire. Oh, e questo sembra uscito da una favola, è splendido. Oh, bello. Ti prego, Flor, ti prego, aiutami, non ce la faccio da sola. No, deve sceglierlo lei, è una cosa personale, non posso aiutarla. Sai, Flor, se sono così nervosa adesso che mi devo fidanzare, non voglio nemmeno pensare a come sarò quando mi sposerò. Immaginati poi che cosa ne sarà di me quando diventerò la signora Fritzenwalde da morire. E mi immagino anche quanto tutti quanti voi sarete ansiosi di vederci tornare dalla luna di miele. Ah, sarà fantastica. Basta e basta. Che succede? Basta cercare, sono stufa, non riesco a trovare il metro. E se non lo trovo non posso prenderle le misure. E questo mi ha resa un po' nervosa. Santo cielo, è pazzesco quello che mi è successo, incredibile. Che ti è successo, mamma? Per strada sono caduta in una buca per colpa di una brutta notizia. Gli uomini sono tutti quanti dei veri stupidi. Perché dici questo? Beh, non importa, mi capisco da sola. Senti, tesoro mio, la vuoi sapere l'ultima di Sofia? Sì. Si è messa a lavorare in un bar. Ma com'è possibile che lavori in un bar se non è nemmeno in grado di soffiarsi il naso da sola? Cosa? Mocciosa, non intrometterti nella conversazione. Sì, l'hanno assunta in un piccolo bar, sai, il baretto di Bonafide, quello proprio di fronte al mercato delle pulci. Dove lavora Bata? Ma di che cosa ti mi raccomando, fai attenzione, eh? Spero che quella stupida di mia sorella non cominci a fissarsi col tuo fidanzato. Ti avverto, stai molto attenta. Tu comunque non devi preoccuparti, fammi il vestito e vedrai che cominceranno a pioverti le richieste. E quindi farai vestiti per tutte le donne di qui e così con i soldi guadagnati aprirai una sartoria e vendendo e risparmiando, alla fine potrai dare una grandissima festa. E poi tu potrai sposarti con chi vuoi. Il fatto è che io non sto ancora pensando a sposare. Beh, non trovo il metro, chissà dove l'ho lasciato. Vado a cercarlo. Mamma, io non so davvero quale sia la cosa che mi stia divertendo di più, se l'organizzazione del mio fidanzamento oppure distruggere Flor. Che ti succede, Sofia? Niente. Niente? Beh, proprio niente no. In realtà ho avuto un piccolo problema e Bata mi ha aiutato a risolverlo. Ascolta, io non ho avuto molto tempo ultimamente con l'arrivo di Franco e tutto il resto, ma proprio di lui volevo parlare. Di Franco? No, di questo tipo, Bata. Bata? Sì. Ecco, vedi, tu devi scusarmi la franchezza, ma io ritengo che da parte tua non sia sicuramente una buona idea che tu frequenti un ragazzo che ha già una fidanzata. Senti, voglio dirti solamente che ne ho già a sufficienza con mia madre, senza che anche tu ti mischi nella mia vita. No, non fraintendermi, non sto mischiandomi nella tua vita. Prendilo come un consiglio da fratello maggiore. Va bene. Credimi, quel ragazzo non fa per te, perché lui è... Il fidanzato di Flor. No, non è il fidanzato di Flor. Flor non è fidanzata. Cosa?
Un momento, Sofia, puoi ripetere un'altra volta quello che hai detto? Sì, Bata e Flor non sono fidanzati, è una balla. Bene, allora ho la strada libera, io no, vado. No, aspetta, fermati, Franco, aspetta, aspetta un momento, aspetta. Sei sicura di quello che dici? In realtà questo sarebbe un segreto, ma non voglio che parlino male di me, quindi preferisco che mi giudichino per ciò che sono e non per ciò che non sono. L'ho detto bene? Sì, benissimo, tutto quello che hai detto è perfetto. Puoi stare tranquilla, ti ringrazio. Di niente. Aspetta, aspetta. Sofia, questo chi te l'ha detto? Flor.